Allora, inquadratura, un va. Ok. Bene. Stiamo distruggendo il set. Un po' di... paga Robin. Stiamo distruggendo il set. Allora, questo era un piccolo fuori onda. Ciao brava gente, siamo qui con una mia amica, lei, penso che avete capito che era lei, è una cosplayer, quindi direi che lasciamo che si introduce lei, dice il nome, cosa fa, cosa le piace. Sì, già se fai questi gesti, 50 iscritti in più, vai. Io ho sempre le magliette che portano questa scritta qua, dopo così che bisogna farla vedere così, no? Bisogna farla vedere così, così. Se non sono fuori non possono essere amiche mie. USA Voyager. 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 Perché tu cosplay lo fai? Perché faccio il cosplay sulla Voyager. Sono un Maquis, è un gruppo di dissidenti sopravvissuti della guerra del dominio, che sono sopravvissuti anche i cardassiani. E quindi hanno tutto uno stemma, tutta una cosa, e hanno anche una corporazione, e quindi abbiamo anche le divise della corporazione con tutti gli stemmini e quanto. I Maquis. Nel frattempo avete visto un po' di immaginine di lei in divisa. Perché siamo qui oggi? Oggi siamo qui perché non avevamo un cazzo da fare. No, oggi si parla di te. E perché ho questo in mano? Si parla lo di capirete. Me. Non si parla di te. Si parla di te. Di me. Si parla di lei che parla di te. Di te. Quindi, cominciamo. Allora, abbiamo individuato due macro categorie, giusto? Perché poi dopo ci infiliamo nei dettagli. Prendetevi un attimino un po' di tempo, ecco. Allora, te cinese, te giapponese. Visto che noi qua siamo in Europa, parliamo di cose meno comuni. Vabbè, no, ci sarà qualunque tè, anche il tè inglese, britannico, è un tè cinese, che viene dappertutto, sti cinesi. È aromatizzato. No, il tè al bergamotto è un tè verde al bergamotto aromatizzato, quindi un tè cinese, fondamentalmente. Anche il tè nero. Quindi, allora aspetta, elenchiamo i tipi principali di tè. Allora, abbiamo detto tè giapponese e tè cinese. Al giapponese, i tè sono fondamentalmente tè cinesi. Ok, però noi parleremo anche di quelli giapponesi. Perché la gente. Perché ne abbiamo uno in particolare da fare. Perché la gente, come ad esempio i monaci buddisti o altre persone, hanno preso le piante o i semi di questo tè giapponese e le hanno portati nel loro paese, nel Giappone. Quindi hanno preso i semi del tè cinese. Del tè cinese l'hanno portato. Primo errore, eh? Primo errore. Poi interroghiamo. E l'hanno portato in Giappone. Quindi qual è la differenza tra un tè cinese e un tè giapponese? Chi lo fa? Come viene coltivato, il Giappone è molto grande, ci sono molte zone dove può essere coltivato. Scusa che ti interrompo. Il tè giapponese invece è una parte inferiore del Giappone. Quindi l'altro prima era cinese, non giapponese. Sì, ti ho detto cinese. No, c'è la registrazione. Dopo guardiamo. Secondo me hai detto due volte giapponese. È andato. Scrivete nei commenti chi ha vinto secondo male, voi. È andato veramente male oggi questo qui, era meglio quello di ieri. Comunque. Sì, perché l'abbiamo già provato a fare una volta. Questa è la seconda. Man mano vi aggiorneremo. Se lo vedete che è la quinta volta, sarà la quinta volta. Va benissimo, no? Quindi, allora, tornando sempre in Cina. In Cina. Ci sono 4, 5, 6 varietà dello stesso tè, giusto? Viene coltivato in vaste zone, viene raccolto in tempi diversi, viene lavorato in modo diverso da quello giapponese. Chiaro? Ok, però se ho capito bene cosa mi hai detto quando cercavamo di impostare la chiacchierata, i tè cinesi sono tutti la stessa pianta, sì? Cambia il trattamento e questo trattamento fa cambiare il colore del tè dal quale poi il tè prende il nome. Sì. Cioè io da caprone che sono, questi sono i passi chiavi che mi sono memorizzato. Benissimo. Se me li smonti non ho capito niente. Va bene, non te li smonto. Ok, perfetto. Okay. Quindi partiamo da quello verde, visto che siamo tutti green sono tutti ultimamente. Tutti tè verdi. Finito, è stato un piacere. Ciao. Solo che se lo fai ossidare, cioè spezzare le foglie, prendere sole, in Cina, prendere sole diventa tè nero. Perché se invece lo fai in Italia diventa tè italiano. Italiano. Invece quello è tè nero. Tè nero cinese. No? Se lo fai un po' meno ossigenare diventa tè marrone cinese.
Poi se prendi soltanto le gemme diventate bianco, perché le gemme sopra hanno una patina, un pelino. Hanno il cellophane, hanno praticamente, ma la natura te ne dà nuove, tu devi scartarle. Hanno il pelo bianco e quindi viene detto tè bianco. Ok. Ok. Tè giallo è quello macerato, distrutto, lavorato, eccetera, che le foglie diventano gialle e vengono raccolte quando diventano gialle. Ok. Qui, nero, marrone, rosso, bianco, giallo. Nero, marrone, rosso, verde. Bianco, giallo, verde. Verde. Siamo già a 6 tè e non abbiamo ancora finito la Cina. Pensa dopo col Giappone. No, con il Giappone. Quindi vengono raccolti, vengono lasciati essiccare e vengono tostati. Dopo seccati, quindi gli si dà una scottata. Come fosse Bacon, via. Come fosse Bacon. Ognuno tra lei prende il tè, io mangio carne. Va bene, sì, sì. Quindi la Cina. Poi vengono aromatizzati, quindi abbiamo per gli inglesi, per tutti quelli che li conosciamo, abbiamo il tè nero al bergamotto, alla rosa, alla pesca, quello più volgare che c'è. Sì, ci puoi mettere dentro le scorze di arancia, tutti i fiori, tutto quello che vuoi, e diventano aromatizzati. Praticamente il tè nell'ambito dei tè è come la pasta nell'ambito della pasta. Tu fai una torta, ci metti dentro i gusti che vuoi, e quella diventa la torta base aromatizzata A. Quindi c'è il tè base aromatizzato A. Sì, che può essere verde, può essere... Il tè base verde, il tè base nero. Nero, marrone... Pensate quanti ce ne sono. Ma se tu devi scegliere tra un catalogo così, vieni scegli. Nei grandi posti dove ti offrono il tè e diventa diuretico, direi, dopo un po' la situazione, perché già sono un assaggino, ma per il numero no? Diventa imbarazzante, perché dici, ma sta questo qui, il tè verde così, il tè nero così, dici, vabbè. Comunque avevo trovato il tè bianco, 24 euro al chilo. Un chilo di tè è già grossino, una borsa della spesa. No, però un pezzettino non ho trovato. L'ho regalato a mio fratello. Ma guarda che buona che sei. Veramente, sì. Però per te hai tenuto un giapponese speciale, che dopo sì. C'è anche una storia abbastanza thriller dietro, adesso ci arriviamo. La Cina come siamo messi? L'abbiamo esaurita? Abbiamo finito. Andiamo in Giappone. La Cina e il Giappone. Scesi dall'aereo, check out, voilà. No, a piedi, due monaci cinesi, due monaci buddisti giapponesi, presero i semi e le piante del tè cinese, abbiamo esplorato prima questo concetto, e sono andati in Giappone e hanno portato i semi o le piante del tè. E cosa è successo? L'hanno coltivato. Ah, non siamo ancora alla fase... No, l'hanno coltivato. Dove si coltiva il tè giapponese? Nella parte inferiore delle isole del Giappone, quindi in una fase molto stretta. Ecco perché il tè giapponese è diverso da quello cinese. È più ristretto. È ristretto. Dai, no. Scusate. È più ristretto, vabbè. No? Come viene tirato su, viene lavorato, eccetera, come viene fatto, Viene degustato. Viene messo a vapore. L'altro viene tostato e questo viene messo a vapore. Inoltre i giapponesi che cosa fanno? Utilizzano tutte le parti del tè, mentre invece i cinesi no. Usano le foglie. Usano le foglie. Mentre il giapponese ha trovato il modo di usare anche il tronco, quindi. No. Cioè il tronco, la parte, non so come si chiama. No, il giapponese toglie le invenature e i gambi. Li mette insieme e formano un altro tipo di tè. Poi tutto quello che avanza da questi tre tipi di tè, che sono bancia, tencia, tanto io non me lo ricorderò mai. Neanche io non me lo ricordo, te l'ho già detto prima. Bene, allora questo è un altro punto per il professor Moon. Dove era nei suoi appunti? Signorina, eccoli qua. Era qua nei tuoi appunti? Sì. Provaci ancora una volta. Sencia, tencia e bancia. L'hai detto giusto? Sencia, tencia e bancia, perfetto. 2-1 per il mondo. Tutto quello che avanza dal sencia, tencia e bancia, quindi le cose che più minime, no? Avanzano, non so,
le lavorazioni venute male, i pezzettini microscopici. Come le nostre vinacce quando facciamo il vino. Esatto. Ti fai il vino, viene il vino. Poi c'hai quelle e qualcosa ci devi fare. Fare. Loro le mettono di nuovo tutte insieme e fanno le bustine di tè. Quindi noi ci compriamo gli scarti. Non prenderò mai più un tè a pagamento, solo se me lo offrono. I giapponesi ti offrono il tè più scadente. No? Della serie, se lo vuoi buono vieni e mi fai girare il tuo vino. Esatto, se no ti arrangi. Okay? Beh, ecco perché il tè giapponese è molto pregiato. Anche quello di cui stiamo a parlare. Lo devi prendere nelle zone dove un po'. Esatto, bisogna prenderlo nelle zone dove sai, no? Questo. Poi in particolare io so, e saprete a breve anche voi, perché poi tra l'altro metteremo anche qualche foto in sovraimpressione, che lei ha avuto un tè particolare, con una storia particolare, che purtroppo a causa Covid non siamo riusciti a vederci. Lei doveva consumarlo, perché sto tè si conserva solo fino a un certo punto, perché è bio al 100%. Roma, non c'è la Lazio. Allora, allora a me... Sì. Come possiamo farlo a raccontare? Cominciamo a raccontare, a dire, questo tè è tè con del riso, ok? Però come hanno scoperto questa cosa del riso? Perché questa è una storia di... Come è andata che c'è il riso? Mentre su New York cadevano, facendosi anche male, le prime ombre della notte... La conosci? No. No, vabbè. Ma però... I samurai. Prendeva il suo tè. Inavvertitamente il servo fece cadere del riso integrale dentro il tè. I samurai non la prese molto bene, no, e fece decapitare il proprio servo. È una triste storia ai tempi dei samurai, purtroppo. E così. Però ormai dentro il tè c'era il riso. Esatto, ormai il tè era servito, era lì dentro questa tazza, che facciamo, la buttiamo? No, ci tocca berlo. Bevendolo scoprì che il tè era molto buono. O mangia e bevi. Mangia e bevi. E quindi per onorare la memoria del suo servo, ecco che gli diede il nome del servo. Quindi si chiama Genmai Cha. Cha dove? Vuol Cha? Dire tè, vuol dire tè, e Genmai è il nome di questo servo. Questa è una leggenda che si racconta poi. Diciamo che dovevano venderlo sto tè in qualche modo, ci hanno inventato una storia figa. Invece è un tè molto, molto poco pregiato, nasce dall'uccisione di uno schiavo. No, nasce povero di così. Dalla povertà, no? Che poi l'utilità del riso, mi hai detto tu, che c'ha una multiutilità, quindi quando il tè è lì che non lo stai preparando, cosa fa il riso? Che ruolo ha in quella funzione, in quel momento? Prima di tutto fa peso, quindi... questo è ancora uno in più. Quindi monetizzato, il tè costa, perché... Ecco, rispetto al riso... Rispetto al riso, no. Ma quindi, però nel 100, conservare... 100 grammi, su 100 grammi di tè ci sono 50 grammi di tè e 50 di riso, tu lo paghi tutto intero. Te lo compri tagliato. Dopodiché ha il suo compito, quello di togliere l'acqua, no? Quello di tenere asciutto meglio. Asciutto, no? Di conservarlo. Quindi, meglio. Quindi, allora, all'acquisto è utile perché ti danno un tè tagliato e ci guadagni. Ci guadagni. Nella conservazione è utile perché assorbe l'umidità e fa durare un po' di più l'aroma. Esatto. Quando nella bevi, consumazione... Nella consumazione hai praticamente i carboidrati dati dal riso e quindi ti toglie la fame. Senti, quindi, ma adesso, detta qui tra di noi, perché non brevettiamo il caffè al riso? Scegli qualcuno che ci sta un po' qui, io gli faccio lo sgambetto, lui ti butta il riso nel caffè... No, pensavo di fare una cosa più carina. Comunque, questo era il tè. Adesso bisogna farlo il tè, no? Allora, siccome lei sta virando la sua vita il più possibile verso un modo ecosostenibile, io non dico energia, ma un modo, perché lei lo sta facendo a 360 grammi. Io volevo anche mettere il fotovoltaico, però... Beh, questo magari le ali. Facciamo un altro video dove invitiamo i colpevoli. Va bene. Quindi, cosa è stato il risultato? Che si passa i suoi momenti su internet, cerca di capire come fare
per avere una vita a impatto, non, magari non zero, però più in armonia possibile con la natura e con il pianeta. Da questo girare su internet ha trovato degli spunti e così adesso riesce a farsi il tè a costo zero, a parte comprare il tè tagliato che poi... Come fai a farti sto tè? Che adesso non possiamo farvelo vedere perché la temperatura fuori è strarigida, c'è nuvolo, sì, comunque non c'è più giorno, quindi serve il sole, perché lei fa questa cosa col sole. Con il sole. Con il forno solare. Dove lo mettiamo? Qua. La mano del Moon sarà un vassoio. Ah, che carino. Il forno solare, ecco, vedete. Le sfalfarei. Ecco. E coperto di queste qua, estraibili. Praticamente è coperto da... Dal punto di vista fisico, il nero è il colore che riflette meno luce, quindi non riflettendola l'energia luminosa si ferma rimane qui lì dentro, e genera sì calore. In più l'hai amplificata con questi, sì, giusto? Sì, ci sono dei pannelli di solari, vedete che prende la luce già solo così. Riflettono la luce. Che figo, allora io vi faccio vedere la luce. Vedete, c'è una luce verde, solo che sì, non si vede vero nell'inquadratura. Ma noi a fare un set carino ci abbiamo anche provato. Abbiamo anche provato, vero? Però non lo so, bisognerà andare da qualche altra parte. Questa cos'è? Per il mangia e bevi? Questo è per tenere su perché in posizione i pannelli. Ah, te l'hai capito? Perché qua bisogna... Non proprio devi decidere l'angolazione. Da noi il sole passa comunque da... sopra la casa, non c'è bisogno di rincorrere il sole, però c'è bisogno di spostare i pannelli in modo che il sole rimanga all'interno di questo. Tra l'altro oggi purtroppo non riusciamo a farvi vedere, magari metto le foto che mi hai mandato quando me ne hai parlato, però il fatto che funziona è garantito da questo strappo che è successo usandolo. C'era un gran vento e, mi avevano consigliato di farlo con il coso delle pizze, il cartone delle pizze. Ah. Però? Il cartone delle pizze, sporco. È sporco. E pensare che sullo sporco di pizza premevi la stagnola e stava già lì da sola. Come? No, che schifo, che schifo. Allora ho trovato questo dal... Facciamolo vedere un po' bene, un po' più distante, così si rendono conto anche e possono prendere spunti. Questa roba qua è... una scatola di saranno 27 centimetri per 27, le proporzioni sapendo che il lato è 27 ve le fate voi, o poi comunque guardate su internet, c'è gente che l'ha fatto anche in altri modi. Sì, qua quello che volevamo dire noi cos'è? Ragazzi, sapete che esiste anche questo modo qua per farsi qualcosina di caldo e poi voi vi fate le vostre, arrivare... se magari fate dei video mi mettete il video nei commenti, così visto che io ho milioni di fans e verrà visto in tutto il mondo, anche in Australia questo. Sì. So it arrived to 80 to 200 gradi per gli americani. Com'è? 2000, no, 2000 è 2000. 200. Senti. 280 to 200. Sì, a 200 però ci arrivi penso il 15 d'agosto sotto il sole diretto di mezzogiorno. Penso di sì, quando ci faremo gli spedini. Però comunque lei te è già riuscito a farsela, cioè qua siamo su temperature abbastanza proibitive, anche perché se un discorso è scaldare dell'acqua dentro un appartamento a 20 gradi, un altro discorso è mettere questo sul balcone e scaldare dell'acqua in un ambiente che sono 0 gradi, che è quello esterno. Sì. Quindi direi promossa. Grazie. Bene. Adesso, senza provando a non distruggertelo, aspetto quest'estate per gli spiedini. E le cose non è che. Già, abbiamo provato la carne. Sì, infatti, non si possono. Notate solo, cioè, gli ospiti del canale del Moon è gente per bene. Cioè, è gente che è così seria che dice: no, ma io devo parlare col Moon di qualcosa, ma io me la segno le cose che le voglio sapere. Quindi, se volete un altro ospite, scrivetelo nei commenti. Così almeno scrivete qualcosa, non scrivete mai niente, ma insomma, che burberi che siete. Ma quanti sono i tuoi follower? Allora, adesso non vuoi dirlo, non lo dico di fatti. Difatti non si vede il numero dei visualizzazioni, top secret, non potrete mai sapere, si vede dalle visualizzazioni, cioè più o meno, all'atto pratico. No, non ne ho tantissimi, però devo dire che sto raccogliendo qualche soddisfazione, perché se da un anno che ho cominciato, all'inizio mi arrivava, perché a me non piace andare dalla gente, iscriviti, ti sei iscritto tra l'altro, iscriviti. Ma adesso mi scriverò. Però noto che adesso ho cominciato che 2-3 al giorno arrivano, ecco, nell'ultimo mese, a quelli che c'erano prima, che arrivavano tipo
20 in un colpo perché fai un video figo che l'hai imbroccato, poi niente. Adesso noto che c'è un pochettino, quindi grazie, volevo ringraziare queste persone qua. Io ho finito, tu? Benissimo, anch'io. Quindi, ciao. Ciao.